Forse siamo andati oltre la comunicazione imperfetta, ma... No, questa cosa della bontà continua a intrigarmi, perché c'è un termine che viene usato da uno studioso di medicina narrativa, Arthur Frank, il narratore ferito, e lui usa questo termine che io lo trovo assolutamente illuminante. Come deve essere un medico per avere un rapporto di cura che sia veramente cura, attenzione, buona? E lui usa il termine generosità e poi la definisce anche, e la generosità nella relazione è essere genuinamente interessato all'altro. E questo nella relazione di cura è geniale, perché non te lo insegna nessuno, però te lo può fare esperire, che puoi interessarti all'altro. Se l'altro ti interessa, fai un'azione buona, fai una cura buona. Se non sei centrato su di te, ma anche sul tuo sapere, quindi fai il medico sapiente, che però non vede l'altro. La generosità però è anche una disponibilità a dare pezzi di sé. L'essere interessati agli altri non è soltanto legato alla generosità. È per esempio legato a certe forme di arte. Per esempio, il romanzo, che veramente è bello perché tu ti interessi al destino dei protagonisti del romanzo. E la tragedia è, da questo punto di vista, la forma letteraria che più ti fa interessare al destino delle persone. E questo aspetto qua, secondo me, è fondamentale. Cioè, c'è anche nel rapporto artistico tra l'autore e il suo lettore o spettatore, eccetera, questa richiesta di darsi in parte all'altro. Sì. Dopo questa conversazione, quale domanda potremmo farci per continuare a pensare insieme, continuare la ricerca su questo tema? Gabriele. Farci? Beh, ogni comunicazione non è neutra, quindi in qualche modo ogni volta che comunichiamo, che siamo soggetti a comunicazione, io mi chiederei non solo il grado di perfezione che ha, questo in fondo che se ne frega, ma insomma, che effetto questa comunicazione può avere, da un lato, e dall'altro io credo, questo libro almeno tenta di dirlo, tentare di dimostrare che appunto non ci sono forme di comunicazione migliori di altre in sostanza, o più perfette di altre, quindi tollerare sia le nostre imperfezioni comunicative che quelle degli altri. Non so se sia un bel messaggio, ma io invece credo che sarebbe utile approfondire il discorso di questo libro su forme di comunicazione più specifica. Abbiamo parlato un po' stasera della comunicazione didattica, abbiamo cominciato a accennare alla comunicazione medica, che non è uno scherzo, però oltre alla medicina e alla didattica, secondo me sarebbe molto interessante ragionare su altri contesti di comunicazione, comprese le situazioni militari. E non parlo solo degli eserciti regolari, cioè oggi una parte consistente del mondo, non in Europa, perché noi cerchiamo di non essere eurocentrici, è coinvolta in guerre continue, ininterrotte e senza fine. Capire anche quanto in tutto questo la comunicazione abbia un peso, oltre alle armi, eccetera. Capire anche se qualcosa di questo nostro discorso si possa applicare per esempio alle armi. Non sto scherzando, perché anche molto di quello che succede nelle guerre nasce da malintesi, da eccetera eccetera. Quindi tutto questo significa probabilmente allargare il discorso approfondendolo su degli aspetti più specifici. Senza mitizzarlo, lasciami dire, nel senso che ad esempio c'è Kern in questo libro sul tempo e lo spazio che dice se non avessero seguito il telegrafo, una guerra franco-prussiana 1870 non sarebbe esplosa, balla. Nel senso che è un determinismo tecnologico totalmente inutile, nel senso che non è il telegrafo a fare la guerra in quel senso, ma è sicuramente il telegrafo a cambiare la modalità di fare la guerra. Ha cambiato la modalità di fare la guerra e... diciamo, la comunicazione imperfetta ha delle imperfezioni specifiche in contesti differenti, in contesto bellico, che è quello che adesso mi interessa in particolare, ma potremmo parlare anche di una serie di altri contesti, compresa la burocrazia, compreso come sta cambiando la comunicazione in burocrazia, che qualcosa sta succedendo e non necessariamente in senso positivo, anzi. Cioè nel senso che apparentemente si possono accelerare delle procedure eccetera, ma si possono anche fare delle cavolate spaventose. Quindi in questo senso secondo me la cosa interessante sarebbe riprendere il discorso e applicarlo, contestualizzarlo, sì, credo che sarebbe molto interessante. Ma poi quello sulla guerra, io ho sempre pensato che la modalità del comando, della trasmissione del comando, che è diretta, lineare eccetera,
pervasiva e fino ad arrivare nell'educazione. Sì, però è anche un pochino mitizzata la linearità del comando militare, cioè è molto l'autorappresentazione degli eserciti nell'ultimo secolo, secolo e mezzo, che ti dice noi abbiamo una linearità perfetta, non è mica vero. Però Molto è un più complicato. modello. Sì, è un modello sicuramente. Facciamo un esempio Dell'esempio. banale, che per me è estremamente interessante. Per 2 secoli gli eserciti hanno avuto le divise. Le divise erano fondamentali per distinguere amico da nemico, erano fondamentali anche per organizzare, per i generali, per organizzare dall'alto, eccetera, eccetera, le guerre perché vedevano. Adesso non ci Sono sono tutti più le mimetici. divise, sono tutti in mimetica. Certo. Cioè l'uno che gli altri. Tutti, sono tutti in mimetica. Ma tu guardi la guerra russo-ucraina, sono tutti Sì, in come mimetica. fanno a distinguersi sul momento? E è Non lo quello fanno. uno Non dei si punti. distinguono. Non si Non lo distinguono, si fanno. affidano molto Come ai falliti. droni e tutte queste cose qua. È una cosa molto strana. Un pochino si distinguono perché la mimetica ucraina non è identica a quella russa, è probabilmente con un po' d'occhio. Però guarda, secondo me è Non il si capisce. punto che no, hanno soppresso un elemento fondamentale della comunicazione bellica, come erano le divise. Avendo questa piccola differenza che magari uno all'occhio addestrato riconosce, ma non è quello il punto. Il punto è che sono tutti militari, cosa che fa sì che adesso in Congo, nell'est del Congo, ci sono 100 diverse milizie attive, che significa sostanzialmente che nessuna donna è al riparo dalle violenze sessuali e Esatto. nessuno è al riparo da niente. Esatto. L'effetto visivo è che non c'è una comunicazione bellica del tipo io sono di questo paese. E questo vuol dire qualcosa, no? È un'altra forma di imperfezione che è arrivata, che crea confusione. Cioè, Vabbè, il hanno. resto non nel libro, Peppino, diciamo, mi ha fatto queste quattro regioni di una mappa, ma Ah! concludiamo dicendo, guarda che ce ne sarebbero molte Molte altre. E altre. quindi è un libro aperto in questo Ma senso, quindi. probabilmente approfondirle su temi più Più specifici specifici e più. potrebbe essere una cosa interessante, però non lo facciamo più io, magari c'è qualcun Farà altro. qualcuno. Affidate a qualcun altro. Sì.